Piacere mio. Ho iniziato abbastanza tardi, credo verso i 17-18 anni, erano gli ultimi anni di superiori. È iniziata perché un mio amico dell'epoca mi ha passato Fruity Loops, che era la versione credo 4 ancora, quindi un po' vecchiotta. E niente, mi sono appassionato subito, proprio ci passavo pomeriggi interi. Sì, beh, io ho sempre ascoltato di tutto a livello di generi musicali. In quel momento specifico ascoltavo molto rap. Avevo scoperto questa cosa che a me sembrava folle, cioè quella del campionamento, dove venivano ripresi dei pezzi vecchi, venivano, diciamo, rimodellati per creare delle produzioni nuove. E quindi quella cosa mi aveva completamente sfasato, esatto. Sì, infatti da lì poi avevo cambiato subito software, perché Fruity Loops, quella versione, non aveva un editing così immediato, era più per, diciamo, suonare, no? Allora ero passato a Acid Pro, avevo un'interfaccia più simile ai vari Logic, Ableton, eccetera. Beh, io avevo un gruppo locale con un mio amico, io facevo le basi e il ragazzo faceva rap. Però ci sono tolti delle soddisfazioni, nel senso che avevamo aperto concerti di DJ Ax, okay. E lui si era interessato a noi. Abbiamo aperto il suo concerto e ci ha invitato in camerino dicendo: "Ho sentito la cosa, mi piace, venite in studio da me". E infatti poco dopo eravamo andati in studio da lui. Però poi alla fine, beh, lui era, diciamo, nel suo momento dove si stava rialzando, no? Era 2009. Poi da lì, diciamo che abbiamo fatto un disco da Bassi Maestro, okay, che comunque era un'istituzione. Per noi era tipo lavorare con il massimo, no? Da lì, semplicemente, un po' di rapper italiani hanno iniziato a chiedermi delle produzioni, non so, Mondo Marcio, ma aveva chiesto le basi, Amir, poi avevo conosciuto Baby K che stava iniziando. Comunque alla fine di tutto l'occasione è arrivata quando ho fatto un remix di un pezzo dei Club Dogo, okay, che loro su una versione deluxe di un disco avevano messo delle tracce solo vocali, sì, che uno poteva remixare. L'ho caricato su YouTube, sì. Qualcuno ha girato il link a loro, sì. Mi hanno subito scritto, sì. E Gue Pequeño mi ha chiesto le basi per il suo disco. Che comunque era un link che avevo messo su YouTube. Cioè non è che l'ho conosciuto in giro. Da lì abbiamo fatto un pezzo che è andato molto bene, che è Brivido. E da lì poi ho iniziato a lavorare. Allora, io facevo veramente, credo 7-8 produzioni al giorno. Magari, non so, trovavo la mail, scrivevo su Twitter, cioè provavo. Senza essere assillante, però se scrivevo e mi davano corda, io allora proponevo. Poi fortunatamente le cose piacevano e quindi poi spesso la cosa è andata in porto. Credo che alla base di tutto il fatto sia di proporre delle cose valide. Cosa che spesso vedo che fanno adesso, a parte che adesso intercettare una persona sui social è un po' più difficile, perché veramente i numeri sono molto più ampi. Però a me arrivano tanti messaggi di gente che vorrei iniziare a fare musica, mi dai una mano? È sbagliato già la domanda, non so come dire. Io ho fatto 5 anni le basi a casa mia, quando il livello per me almeno era dignitoso, ho iniziato a propormi. Poi io credo che di fronte a vari elementi che sono, tu che sinceramente vuoi fare quello nella vita, perché sì, assolutamente, però credo che adesso fare il rapper o comunque fare musica sia diventato quello che quando ero piccolo io era fare lo sportivo. Una scorciatoia, uno status di anche, non so, fai quello, sei ok, no? Nel senso, io intendevo che lo facevo come un gioco, però realmente ero appassionato di quello. Secondo me
tanta gente magari lo fa ora, ma sinceramente dice cos'è che è cool fare in questo momento? Quello, andiamo lì, capito? E quello già per me è un approccio, cioè io se non mi metto a fare musica non sto bene, capito? Assolutamente, io ho sacrificato tantissime cose e tuttora è così. Io sacrifico tempo, sonno, amici, vacanze, c'è tutto. Anche proprio l'essere libero di testa, capito? Una cosa che non so cosa sia io. Sono sempre a pensare a quello. So che magari non è molto stimolante detta così, però ci devi fare i conti. Io per esempio adesso che comunque il lavoro sta andando, cioè si è evoluto in positivo, grazie a Dio riesco ad avere delle questioni delegate a altre persone. Questa cosa mi ha proprio... Non mi riferivo a livello artistico, mi riferivo a livello di... Ti faccio un esempio. Faccio delle produzioni, bisogna fare il contratto. Ho una persona che segue quello, perché se devo stare pure io a leggere i contratti, a discutere i fee, eccetera, diventa un delirio. A livello di team non ho degli assistenti che mi aiutano a produrre. Molto spesso chiamo io magari dei musicisti che mi danno un valore aggiunto su delle cose. Per esempio, se devo registrare una chitarra, non la faccio col plugin, ma chiamo il chitarrista, certo, il bassista, se devo fare gli archi vado dall'arrangiatore che fa quello, cioè un po' per comunque sempre tenere un livello più alto, assolutamente. Poi c'è anche da distinguere sempre se vuoi essere un beatmaker o un produttore, che sono spesso associati come concetto, ma sono completamente, non dico due cose differenti, però diciamo che in questo momento sono un produttore. Per farla facile, prima io giravo delle cartelle con dei beat, mi arrivavano le voci e mixavano. Quello per me è fare il beatmaker e va benissimo. Fare il produttore invece è, diciamo, prendere in carico tutto il lavoro, cioè da... Io poi sono anche autore dei miei pezzi, quindi io scrivo la canzone, la dico con un autore, no? Faccio proprio le session autorali. Poi da lì capisci chi può andare bene per il pezzo, lo si fa provinare, si segue la registrazione delle voci, si segue il mix, cioè proprio dall'inizio fino al confezionamento finale. Allora, considerando che in totale sincerità una buona percentuale di culo, se si può dire, fa sempre comodo, però non è solo non è solo quello, ovviamente. Allora, io semplicemente mi sono dato degli obiettivi, cioè cosa vuoi raggiungere. Io ho capito dopo un po' di tempo che quello che mi sarebbe piaciuto fare era fare dei pezzi che, a prescindere dal genere, quindi non volevo solo legarmi ad un genere, arrivassero a più persone possibili. Detto questo, ho cercato il modo e i mezzi migliori per poterlo fare, quindi ho iniziato a lavorare tanto con gli autori, ho iniziato io a capire dove sbagliavo. Io ho detto voglio che il pezzo che funziona non sia una cosa che esce ogni tanto per caso, voglio trovare un metodo, voglio riuscire con qualsiasi artista per cui lavoro a capire qual è il suo punto di forza per fare una canzone che sia veramente più grossa possibile. Quindi lì mi sono messo, ho ascoltato tanta musica, l'ho analizzata molto, e ho fatto tanti tentativi, un po' anche mi sono preso dei rischi, ovviamente. Ho capito molto l'importanza di lavorare con gli autori, che è una cosa che non avevo mai fatto prima. E invece che stare tutto il giorno a fare delle basi in studio da solo, piuttosto lavorando con un autore parti da zero con lui, anche solo da un giro di accordi. L'autore per me è uno che scrive testo e melodia, da lì puoi costruire tutta la produzione di pari passo, no? Testo, base, tutto insieme. È un metodo che io devo dire si è rivelato efficace, almeno nel mio caso. Poi ci sono tanti che non riescono a... Se guardo i pezzi che sono andati meglio degli ultimi 2 anni, sono tutti quelli che ho realizzato seguendo quel metodo.
Guarda, se c'è una critica che mi hanno sempre fatto è non vai mai in giro. Non lo dico in negativo, però immagino che nel nostro campo il presenzialismo è importante o comunque ha fatto succedere delle cose, assolutamente. Io sono una persona che sono già di me abbastanza solitaria. Non sono uno che prende va nella festa se non è proprio che obbligato. Riconosco che è un mio limite, nel senso che probabilmente se facessi anche quelle cose lo vorrei ancora di più. Però per il momento non mi serve. Diciamo che non è l'unica via. Io per esempio faccio le mie pubbliche relazioni, sono più magari con gli A&R delle case discografiche oppure i manager degli artisti o gli artisti stessi, però quando hai già sviluppato un rapporto di lavoro, magari il discografico viene da te in studio, non serve che vai alla release party di qualcosa, oppure ci vai tu in ufficio. Ma guarda, io mi sono trovato, allora, per il 90% io parlo con gli A&R. Molto spesso anche il manager è comunque molto presente anche nel processo proprio artistico. Dipende dai vari casi, ovviamente. È capitato anche delle volte dove magari per delle questioni grosse arrivasse pure il presidente. Sì, dipende anche da che tipo di artista stiamo parlando, assolutamente. Però sì, di base gli A&R io mi trovo molto bene, anche perché ora come ora ci sono tantissimi A&R che hanno la mia età, se non sono anche più giovani di me. Quindi è come parlare con un amico. Io ho il contratto con Universal Publishing come edizioni, quindi lavoro molto. Poi anche con Universal Island, che è una divisione di Universal, sicuramente che si occupa più di dei vari rapper, però lavoro con tutti. Ho lavorato di recente anche con Virgin, che è l'altra divisione, con Polydor, però allo stesso tempo lavoro anche con Sony, Warner e anche con etichette indipendenti comunque grosse, tipo ho lavorato con Sugar. Mi aiuta ad avere uno studio innanzitutto, una postazione che può essere anche casalinga, per l'amor di Dio, però essendo che la maggior parte degli artisti, anche non milanesi, si trasferiscono poi a Milano, essendo che poi la discografia è tutta a Milano praticamente. Tutto ciò che ruota intorno al nostro lavoro comunque è a Milano o dintorni, diciamo. Quindi avere la possibilità di, quando devi fare un incontro oppure quando devi lavorare a un pezzo, essere lì e non a farlo a distanza, ovviamente aiuta, sì. Quando io vado in studio per esempio la mattina, ci sono altre persone in studio, cioè anche solo fare due chiacchiere, ascoltare due cose insieme, tutta un'altra cosa che stare da solo a casa. Io lavoro bene anche da casa. Mi sono reso conto durante la quarantena che lavoravo benissimo. Sono arrivato però a un punto dove non avevo più tanti stimoli. Sono tornato a Milano, in 3 giorni mi sei riacceso tutto, no? Poi comunque ti fa rendere conto di come gli altri lavorano, di come vanno le cose. Quindi anche, cioè proprio a me alza la competizione. Se sei a casa non la percepisci quella cosa. Se invece vedi tutti intorno a te che corrono come dei matti, devi correre anche tu. Ho avuto varie scuole, nel senso che poi appena sono passato a Mecca ho iniziato a usare Logic, perché ascoltavo, non lo so, Don Joe, Shablo, tutti quei produttori che usavano Logic. E quindi ho detto, vabbè, lo uso anch'io. Però sono andato avanti, secondo me, fino al 2014 a usare Logic. Poi un mio amico, che è anche un mio collega molto bravo, che si chiama Marz, mi ha fatto scoprire Ableton Live, che all'inizio mi sembrava che era un software prettamente nato per fare il live set, no? Con la Launchpad. E invece poi ha tutto anche il lato più di... ha sviluppato tutto anche il lato con il sequencer per produrre, eccetera. Io lì mi trovo benissimo, perché veramente puoi fare qualsiasi cosa ti venga in mente. Essendo che è nato per suonare, ha anche tutti degli algoritmi di stretch, di pitch molto efficaci. Ha un'interfaccia grafica
basica, quindi anche scorre bene. Puoi caricare anche 80 plugin che gira bene. E io semplicemente non ho, diciamo, un metodo fisso quando inizio le produzioni. Molto spesso parto da un campione, ancora, come adesso ci sono tutti questi siti Splice, eccetera, che comunque forniscono dei sample royalty free. Quindi non si ha più nemmeno la paura di andare a prendere delle cose che poi... Oppure, come ti dicevo, quando lavoro con gli autori spesso parto da un giro d'accordi, sì. Spesso parto da una batteria che mi piace e ci suono sopra qualcosa. Cioè, non ho un... Sviluppo, diciamo, una sorta di mini struttura iniziale con un intro, una strofa, un ritornello. Aggiungendo sicuramente quasi subito, se ho un campione metto una parte ritmica o definisco già la parte ritmica oppure gli accordi, cioè che sono per me due cose totalmente fondamentali, no? Che diciamo ti danno lo scheletro di tutto. Poi da lì vado ad aggiungere magari dei piccoli arrangiamenti, inizio a fare il basso, soprattutto io sono fan anche della dinamica, no? Quindi a me interessano molto gli svuoti. I Love You di Gali, per esempio, allora, lì ho fatto un'idea di base che mi sembrava efficace. Poi con un autore, che per assurdo è il ragazzo con cui avevo il gruppo rap a Sondrio, nel frattempo fa l'autore lui. Okay. Avevamo questo link con Gali perché lo conoscevamo già da qualche anno. Ho detto proviamo a fare una roba per lui. Abbiamo fatto una sorta di ponte e ritornello. L'abbiamo registrato e l'abbiamo fatto sentire. A lui è piaciuta l'idea, abbiamo cambiato tante cose di testo, abbiamo aggiustato delle cose anche sulla melodia, lui ha fatto le strofe. È venuto in studio, abbiamo registrato un provino, da lì io ho sistemato tutto l'arrangiamento, abbiamo rifatto le voci, abbiamo mixato. Invece per esempio l'altro pezzo, Boogeyman, che ho fatto, lì invece sono partito io dall'idea di riprendere quel tipo di dance anni 90 con quel suono che era proprio caratteristico, e diciamo lì ho già dato io un'intenzione sì. Io consiglio di ascoltare tanta musica che non è quella che vorresti fare, cioè io credo che se tu vuoi fare trap e ascolti solo trap, l'idea è differente rispetto a quello che c'è già. Difficile ce l'avrai, cioè difficile che ti viene se ascolti la stessa cosa che vuoi fare tu. Io tutte le volte che diciamo ho fatto delle operazioni trasversali, cioè dove ho incrociato due cose che apparentemente c'entravano poco, è stato quando poi la cosa ha interessato di più, no? Da solo, cioè io vedevo questi primi software, non ci capivo nulla. Non c'erano ancora tanti tutorial su YouTube come ci sono ora, che secondo me è una cosa molto bella. Quindi semplicemente, veramente, come si dice, smanettando, sbagliando tutto. Tocca avere una cosa che anch'io non ho tanto, ma lì sei obbligato ad avere tanta pazienza. Io mi baso su quello, nel senso che non mi ha mai affascinato il raccontone senza poi vedere il risultato in pratica, no? Io per esempio, infatti, su varie diciamo questioni tecniche di non so quasi niente, nel senso che non è il mio ambito, non è il lavoro che devo fare io credo che soprattutto il produttore deve avere una visione, deve capire quando una cosa suona in un certo modo, eccetera. Poi che tu l'abbia fatta col compressore da 80.000 euro con quello di Ableton, a me cambia poco. Poi capisco che certe cose devono essere fatte in un certo modo, assolutamente, però lì è anche più una questione che poi diventa mix, master, eccetera. Allora, non le faccio quasi mai io. Nel senso che io in studio ho proprio un microfono, un Rode da pochi centinaia di euro, dove faccio i provini, e la maggior parte delle volte poi ci affidiamo a studi esterni, sì. Assolutamente, sì.
fondamentale, soprattutto anche per avere delle voci buone di partenza, cioè non credo nel miracolo post, esatto, cioè partiamo da una cosa buona, no? Ma è la stessa cosa di avere una chitarra suonata bene, registrata bene, quindi quella regola per me vale cioè su tutto. Allora, io ho avuto un periodo dove registravo tutto con il registratore dell'iPhone, le parti ritmiche, sì, ovviamente, sì, cioè facevo io i clap, tutte quelle cose, però lo registravo con quello perché credo abbia un compressore interno esagerato che suona tutto bene, e quindi spesso lo faccio. Poi ho, diciamo, sempre campionato qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, camuffando in ogni modo, cioè non ho mai preso il sample, diciamo, dritto, sia per paura di essere beccato, sia perché ho detto magari così l'hanno già usato, no? Troviamo un modo più originale per utilizzarlo. Adesso chiaramente ci troviamo di fronte a questi splice, tutti questi siti qua, che io assolutamente utilizzo, c'è questa diatriba se utilizzarli o no, sai, ma io credo che cioè tutto ciò che la tecnologia ti mette a disposizione e ti facilita, per me non è una scorciatoia per fare il furbo, per me è veramente il mondo che va avanti, no? Poi sei tu che, chiaramente io posso prendere il sample di splice che hanno già usato in 20.000 altre persone, però non credo sia sbagliato farlo, poi devo essere io a utilizzarlo nel modo migliore, nel modo più efficace e nel modo anche più personale possibile. Non ho mai condannato niente, né le librerie, anche se non le ho mai usate quasi mai, ti dico la verità, ci sono dei produttori che lavorano, cioè che le batterie manco le fanno, che le fanno con le librerie, ben venga, cioè se il risultato poi alla fine è ok, a me interessa quello, non mi sono mai fatto pippe culturali di ontologi, capito? No, quello zero. Ma allora, pre-quarantena era abbastanza folle, nel senso che mi alzavo e andavo relativamente presto per andare in studio e finivo molto tardi. Mi capitava di essere in studio alle 9:30-10 e magari di finire anche alle 3 di notte, capitato molto spesso, quindi dormire poco e lavorare tanto. Adesso diciamo che l'orario dopo la quarantena si è leggermente tutto spostato in avanti, sì, cioè mi alzo un po' più tardi e vado a letto ancora più tardi, sì, non riuscire, cioè non avrei il tempo per fare altro. In realtà ho firmato con Takagi e Ketra, che sono due produttori super, loro hanno, diciamo, oltre il loro brand di produzione, hanno anche una realtà, una sorta di management etichetta in cui ci sono stato inglobato, e c'è una, diciamo, terza persona che invece è una figura di management ma anche, diciamo, legale, che si occupa di, appunto, trattare i fee con le varie case discografiche, tutta la burocrazia, tutti i lati economici, eccetera, che per me comunque, da quando è successa questa cosa, è un bello stress che ti levi, no? Bisogna distinguere, perché ci sono dei produttori che non sono autori dei propri brani. Spesso succedeva nel pop. Adesso è un po' di differente, perché ormai sono più tutti simili alla figura tipo la mia. Però mi spiego meglio, cioè prima magari il disco di un interprete veniva fatto prendendo tanti pezzi, raccogliendo tanti provini, già scritti. Quindi il produttore doveva semplicemente produrre quei pezzi, quindi non era autore né compositore di quei brani. Quindi tutto il lato di diritti d'autore, sia eccetera, non esisteva. Si prendeva il fee di produzione, in poche parole sono i soldi che ti danno per fare la produzione, esatto. E poi delle royalties, che sono che sono delle percentuali sulle vendite che poi il brano o il disco produrrà. Se sei chiaramente autore e compositore del pezzo che poi vai anche a produrre, come se tu facessi due lavori, che è il mio caso, in cui tu, diciamo, guadagni sia dal brano
in quanto produttore, quindi vieni pagato per la produzione e ricevi le royalty, però guadagni anche dal brano, perché essendo autore arriva la SIAE, cioè i diritti d'autore, che maturano con, non so, i passaggi radio, i passaggi TV, le discoteche. Chiaramente quando la cosa inizia ad avere un, soprattutto anche un fatto di aspettare degli anni, avere un catalogo sempre più ampio, comunque tutto sommato chiaramente, esatto, quando inizi ad avere un bel po' di brani depositati in cui ci sono dei brani che si fanno una bella airplay radio, magari ti fai Sanremo della televisione nei momenti di ascolti grossi, ti fai dei tour con tanti paganti, sì, ci sono, chi fa l'autore campa di quello e ci campa anche alla grande. Il più importante è quello di, secondo me, creare un proprio suono e essere il più originali possibile, anche se magari al momento non si hanno risultati immediati. Secondo me perseverare verso una propria visione è la cosa che poi alla lunga porterà ad avere dei risultati, sicuramente. Grazie a voi e un saluto agli amici di Improvio Mix.